Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta di Udinese TV, ultima edizione di giornata del nostro telegiornale. Prosegue l'assedio russo nelle città ucraine con Mosca che si dice pronta a prendere il controllo di tutte le grandi città del paese e si stringe l'accerchiamento alla capitale. Un raid russo su una torre della televisione nell'ovest dell'Ucraina ha provocato almeno 9 morti. Le forze russe hanno fatto saltare in aria delle munizioni vicino all'unità G1 della centrale nucleare di Zaporizhia che avevano sequestrato. Intanto in Bielorussia è stato avvistato un grande convoglio di equipaggiamenti militari in transito verso il confine con l'Ucraina. Sempre più drammatica la situazione a Mariupol, dove si contano 2.500 vittime dall'inizio del conflitto. Prosegue però anche il lavoro della diplomazia, che vede un nuovo round di negoziati, oltre che l'incontro USA-Cina organizzato a Roma. Il Financial Times, citando alcune fonti, riporta la notizia secondo cui gli Stati Uniti hanno detto agli alleati che la Cina ha segnalato la sua disponibilità a fornire assistenza militare alla Russia a sostegno dell'invasione in Ucraina. I colloqui tra le delegazioni in videoconferenza invece riprenderanno domani dopo una pausa tecnica. E ha parlato di sanzioni il ministro degli esteri Luigi Di Maio, sanzioni sempre più insostenibili per Mosca. Parallelamente lavoriamo con il canale diplomatico. Sentiamo allora cosa ha detto. A poche centinaia di chilometri da qui, oltre il confine tra Romania e Ucraina, stiamo assistendo a una catastrofe umanitaria con migliaia di morti e oggi oltre 2,8 milioni di rifugiati. Con il ministro Aurescu, con l'amico Bogdan, ho potuto registrare una profonda sintonia di vedute nella ferma condanna della gravissima e ingiustificata aggressione della Federazione Russa all'Ucraina e nell'espressione di profonda solidarietà e vicinanza al popolo ucraino e alle sue istituzioni. L'Italia, insieme agli alleati NATO e ai partner europei, sostiene l'integrità territoriale e la sovranità ucraina e stiamo lavorando senza sosta per costringere la Russia a fermare la guerra attraverso sanzioni che saranno sempre più insostenibili per Mosca. Allo stesso tempo continuiamo a insistere con forza sul canale della diplomazia, che non abbiamo mai voluto interrompere, nel quale dobbiamo continuare a credere, anche in queste ore più buie, nella convinzione che non esistono alternative a una soluzione diplomatica. Mi auguro la fine del conflitto nel più breve tempo possibile, ma certezze non ce ne sono. In caso di necessità è chiaro che servirà un supporto del governo, immagino con l'esercito, per l'accoglienza dei profughi e a sostegno anche dell'attività sanitaria. Non si può pensare che questa attività sia sulle spalle di una sola regione. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, a margine di un incontro a Trieste. Aiuti al popolo ucraino, assistenza che arriva in Friuli Venezia Giulia non solo riguardo l'accoglienza ma anche sul fronte sanitario, con i vaccini contro il coronavirus ma anche con altri presidi sanitari. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga commenta così lo sforzo del Friuli Venezia Giulia nell'affrontare questa emergenza, dove la regione si trova in prima fila in quanto porta d'accesso del flusso di chi scappa. Oltre ad aiuti economici del governo serviranno anche risorse umane. Con la struttura commissariale ovviamente servono risorse, sembra che sia la totale volontà del governo di agire in questa direzione. Adesso vediamo come si sviluppa perché purtroppo previsioni chiare non ce ne sono. In caso di necessità è chiaro che servirà un supporto anche del governo e quindi immagino per esempio nell'esercito nel supportare tutta l'attività anche sanitaria necessaria perché non si può pensare che questo sia sulle spalle di un'unica regione. Sul fronte pandemico Fedriga torna su un concetto a lui caro da tempo, quello dell'equilibrio nel gestire i vari momenti. In questo, per esempio, di zona bianca si devono alleggerire le misure per far respirare famiglie e imprese. Noi dobbiamo andare verso un allentamento delle misure che erano state prese nei momenti in cui servivano. Noi dobbiamo vedere questa pandemia come quando c'è un temporale, quando serve l'ombrello bisogna aprirlo e chi dice che non c'è il temporale bisogna chiudere l'ombrello è un folle. Però quando si vede il bel tempo bisogna anche saper chiudere l'ombrello e sfruttare quei momenti di sole per prendere un po' di vitamina D. Dopo si ritornerà a piovere e si riaprirà l'ombrello, ma non è che si possa pensare che dentro una pandemia ci sono misure che valgano sempre, comunque, in ogni momento. Rispetto al quadro globale e il caro utenze che sta pesando su tutti, il presidente richiama interventi massicci da governo d'Europa e un ripensamento alle politiche energetiche e di approvvigionamento di materie prime. Sarà un intervento immediato a livello nazionale, ma penso principalmente europeo, per andare a immettere delle risorse pubbliche e andare a calmierare i prezzi, penso in particolar modo del settore energetico, ma non solo, penso anche all'approvvigionamento di materie prime.
Poi è necessario fare una politica nel medio periodo di autonomia dell'Europa per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, perché non è possibile che l'Europa sia dipendente da paesi terzi che se decidono di chiudere il rubinetto mettono in ginocchio il nostro sistema economico e i nostri lavoratori. Restiamo a Trieste, dove il prefetto Annunziato Vardea ha costituito presso la prefettura un'unità di crisi per l'emergenza ucraina per governare il continuo e consistente flusso di cittadini ucraini che giornalmente transita dai confini di Stato del Friuli Venezia Giulia. È stato concordato che l'unità di crisi si riunisca con cadenza giornaliera per un confronto sulle varie problematiche connesse all'accoglienza da assicurare a coloro che decidono di permanere in questo territorio, ma anche sulle questioni connesse con le doverose attività di assistenza per coloro che sono in transito. Al tavolo, spiega una nota della prefettura, siedono i rappresentanti di Comune di Trieste, Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Inoltre anche Polizia di Frontiera, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Esontina, Ufficio Scolastico Territoriale, il Comune di Monrupino, enti gestori delle strutture riconducibili alla prefettura, associazioni impegnate nell'assistenza ed accoglienza dei profughi e l'associazione russo-ucraina Rodnik. Due riunioni si sono già svolte il 10 e l'11 marzo ed è stato invitato a partecipare anche un rappresentante del Consolato Generale di Ucraina a Milano. In quelle occasioni l'attenzione è stata rivolta alle procedure sanitarie previste dalle disposizioni vigenti a tutela della salute dei cittadini ucraini, all'individuazione delle strutture necessarie alla loro accoglienza e agli adempimenti cui sono tenuti coloro che decidono di rimanere in Italia. Non ultimo il diritto dovere all'istruzione. Si è stabilito quindi di predisporre un opuscolo da tradurre in ucraino dove sono raccolte le informazioni utili e necessarie da distribuire nei punti di primo contatto. E per quanto riguarda l'accoglienza, il vicegovernatore Riccardo Riccardi si dice soddisfatto e orgoglioso della risposta che sta dando il Friuli Venezia Giulia, anche se ci sono tanti aspetti sanitari ancora da approfondire. Lei si è detto orgoglioso anche per la risposta che Friuli Venezia Giulia sta dando sotto forma di aiuti per chi fugge dalla guerra in Ucraina. Sì, è una risposta importante che noi stiamo dando in termini di accoglienza e anche di risposta sanitaria, perché vivendo ancora una pandemia e avendo a che fare con un popolo che ha un grado di vaccinazione molto bassa, è chiaro che noi dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria a loro e ai nostri cittadini che hanno faticato tanto per averla. Su questo fronte avete individuato il luogo per l'hub sanitario proprio per la gestione di questi aspetti? Ma insomma, gli aspetti sono in corso di definizione, stiamo ragionando anche con i prefetti per mettere insieme tutto, perché le manovre sono diverse. C'è un'attività di identificazione di chi arriva, c'è la necessità dell'adesione all'anagrafe sanitaria, c'è l'attività del tampone, poi l'eventuale vaccino e c'è anche l'accoglienza. Dobbiamo cercare di mettere insieme tutte queste cose riducendo i punti nei quali si fanno, quindi stiamo lavorando per questo. Questo ha a che fare molto con una dimensione che non siamo ancora in grado di stimare. Quando avremo stimato meglio l'adesione saremo in grado di dare una risposta puntuale, che peraltro mi pare sta già avvenendo grazie allo sforzo e alla generosità di questo popolo, di questa terra che ancora una volta sta rispondendo in maniera importante. Aumento dei prezzi, meno competitivi nell'export, più vulnerabili nell'import. Questo è il rischio che corre la filiera legno-arredo a causa dello shock dei prezzi dell'energia e delle materie prime che la guerra in Ucraina non ha fatto altro che accentuare, generando così una fortissima crisi di competitività delle nostre aziende a favore di paesi in cui è stata attuata una politica energetica che li rende meno dipendenti dai territori russi, oltre che mercati strategici per il Made in Italy come il Nord America. Lo ha sottolineato Paolo Fantoni, il vicepresidente di Federlegno Arredo, con delega all'energia, intervenendo in audizione alla Camera dei Deputati sul DL Energia. In questo scenario prosegue l'azzeramento degli oneri di sistema previsti dal governo, sono una goccia in mezzo al mare vista l'impennata dei prezzi. Ma non solo, il rilascio dell'extra produzione di gas naturale alle imprese a prezzi calmierati rischia di richiedere tempi troppo lunghi, bene invece l'estensione del credito d'imposta anche agli autoproduttori di energia elettrica, che paradossalmente sono attualmente costretti a tenere spenti proprio quegli impianti che rappresentano il fiore all'occhiello dell'efficienza energetica industriale italiana. Siamo di fronte a un'emergenza che non concede tempo alle imprese costrette a decidere se fermare la produzione o produrre in perdita, e il governo deve prontamente intervenire con misure chiare e incisive.
Ed ora la cronaca, purtroppo con una triste notizia perché si è spenta nella notte all'ospedale Santa Maria della Misericordia la giovane vita di Deborah Del Longo, la figlia tredicenne di Eros Del Longo, comandante della polizia locale di Udine. Da tempo la ragazzina stava affrontando una grave malattia, avrebbe compiuto 14 anni a giugno. Si è spenta nella notte all'ospedale Santa Maria della Misericordia la giovane vita di Deborah Del Longo, figlia tredicenne di Eros Del Longo, comandante della polizia locale di Udine. Da tempo la ragazzina stava affrontando una grave malattia, avrebbe compiuto 14 anni a giugno. Deborah frequentava la scuola media a Cervignano del Friuli, dove abita la famiglia Del Longo, la madre Stefania e agenti di polizia locale nel comune della Bassa Friulana. Oltre ai genitori, la giovane lascia anche una sorella. La notizia ha chiaramente sorpreso e addolorato tante persone nella Bassa Friulana e Udine. A esprimere vicinanza alla famiglia Del Longo per la grave perdita, oltre all'intera redazione di Udinese TV, anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Questo è un grave lutto perché una ragazzina così giovane è stata colpita da questo male, purtroppo non ce l'ha fatta. Il comandante Del Longo ha sofferto moltissimo anche durante la malattia di questa sua figlia. Adesso la città è vicina, l'amministrazione comunale, nei confronti del nostro comandante per queste giornate terribili di lutto. Ancora cronaca con tutti gli altri fatti e notizie di giornata, come sempre, raccontati nelle nostre flash news, quest'oggi da Monica Nardini. Una donna classe 1947 è morta nella mattinata a Preone, in Carnia, dopo essere stata travolta da alcuni rami di un ciliegio in un terreno di sua proprietà in via Primo Marzo, mentre li stava tagliando dal tronco. L'incidente si è verificato attorno alle 11. Sul posto sono giunti immediatamente, allertati da alcuni residenti, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Si va verso una decisione sulle facoltà mentali di Alejandro Augusto Stefan Meran, accusato di aver ucciso i poliziotti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta durante una sparatoria in questura Trieste nell'ottobre del 2019. La locale Corte d'Assise ha annunciato, come riferisce l'ANSA, di essere pronta a decidere nel corso della prossima udienza fissata per il 6 maggio. Oggi in aula ha dibattuti gli esiti della perizia psichiatrica svolta su Meran e disposta dalla Corte d'Assise, esiti che escludono totalmente la capacità di volere dell'imputato. Gli avvocati di parte civile hanno sollevato perplessità sulla scelta del consulente della Corte d'Assise e chiesto la nomina di 3 nuovi periti, richiesta rigettata dalla Corte. Una latitante 33enne di origine romena è stata arrestata dai carabinieri di Aurisina nei giorni scorsi nel corso di normali controlli nell'area dell'ex valico di Fernetti. È stata individuata mentre si trovava su un pullman che trasportava profughi ucraini. La donna era stata condannata dal Tribunale di Milano per diversi furti commessi in passato assieme ad alcuni complici e sfruttando le sue varie gravidanze. Un'automobilista ultraottantenne si è sentita male stamane nella zona dell'ospedale di Gorizia. Intorno alle 11.30 ha perso il controllo della sua utilitaria, finendo contro altre auto parcheggiate all'esterno del nosocomio e finendo poi la corsa sulla strada esterna. 12 i veicoli danneggiati, conferma la polizia locale, nessuna persona risulta ferita. La pandemia ora con i dati, a partire da quelli a livello nazionale, sono 28.900 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore a fronte dei 204.877 tamponi tra molecolari e antigenici effettuati, il che porta il tasso di positività al 14,1%, in leggero calo rispetto a ieri. Le vittime sono 129.518 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, gli ingressi giornalieri invece sono 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.468 e quindi 228 in più rispetto a ieri. Secondo i dati del monitoraggio dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, la situazione, se comparata allo scorso anno, è confortante, anche appunto se dai dati che abbiamo diramato sembrerebbe esserci una crescita nelle terapie intensive. In realtà l'occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti con Covid-19 è stabile al 5%, mentre esattamente un anno fa vedeva un trend giornaliero in crescita arrivando a quota 33% e ferma
ormai invece al 13% l'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica, che un anno fa di questi tempi continuava ancora a salire ed era quasi il triplo, toccando il 37%. In Friuli Venezia Giulia invece sono 245 nuovi contagi a fronte dei 3.212 tamponi totali eseguiti. 6 sono i decessi di persone comprese tra i 96 e i 75 anni di età, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti 142. La fascia più colpita continua ad essere quella compresa tra i 40 e i 49 anni. Parliamo adesso di sanità, perché sono oltre 900 i parametri che l'Istituto di Riabilitazione Gervasutta ha dovuto soddisfare per ottenere il riconoscimento internazionale Joint Commission International, un grande motivo di soddisfazione per la struttura, che guarda avanti non solo con l'ampliamento degli spazi ad Udine, ma anche con la costruzione di una sede a Gemone. Allora abbiamo fatto il punto con il direttore medico Latuada. Un'importante attestazione internazionale per il Gervasutta. Joint Commission International è un'agenzia indipendente statunitense che accredita ospedali. L'accreditamento si ottiene solo se vengono superati più di 900 elementi misurabili e devo dire che il Gervasutta li ha superati brillantemente, nonostante, ripeto, la presenza della pandemia che ha comportato riorganizzazioni importanti dentro l'istituto. Al momento, fra le strutture pubbliche, il Gervasutta è l'unico accreditato con questo sistema di Joint Commission International per la seconda volta. Adesso state tornando alla normalità un po' alla volta dopo rimaneggiamenti dovuti alla pandemia? Venerdì, salvo imprevisti, riusciamo a riaprire 16 letti. Adesso noi abbiamo un piano chiuso perché è stato destinato a RSA. Nell'arco di un paio di settimane dovremo arrivare alla capienza piena originaria, quindi con 24 posti letto in più rispetto a oggi. Ampliamo gli spazi dell'attività riabilitativa sia per i pazienti ricoverati che per i pazienti esterni. E questo padiglione sarà dedicato non ad attività di degenza ma a riabilitazione, quindi palestre, terapia occupazionale, cammino robotizzato, quindi insomma confidiamo che entro l'anno possa essere completato. Nel futuro c'è anche Gemona? Sì, nel futuro c'è anche Gemona con la fine lavori prevista fra circa un anno, poi ci sarà il tempo per i collaudi degli impianti, prevede 16 posti letto di riabilitazione cardiologica il progetto e 16 posti letto di riabilitazione generale o neurologica, insomma diciamo, vediamo. E a Gorizia un'ottantina di atleti dell'Atletica Gorizia hanno dato vita a un flash mob davanti al comune per protestare contro la chiusura del campo sportivo Fabretto in attesa di lavori più volte promessi ma mai partiti. La pista in questione è quella dove si è allenato per diversi anni l'olimpionico Marcel Jacobs, il servizio di Francesca Santoro. Un flash mob dell'Atletica Gorizia di fronte al comune in segno di protesta, per quale motivo? Principalmente per il fatto che la nostra pista in questo momento è inutilizzabile praticamente per qualsiasi tipo di gara, per qualsiasi tipo di, anche per determinati allenamenti più complessi dobbiamo comunque spostarci, è una cosa che è da anni, almeno 5 anni che è così. E l'anno scorso c'è stato un attimo di, sembrava ripresa perché hanno assegnato effettivamente i fondi per rifare la pista, però poi la cosa non si è mossa, hanno fatto il bando di gara, è stato approvato, poi adesso si è fermato di nuovo e quindi dopo anni di pazienza abbiamo deciso di scendere in piazza e di dire è arrivata l'ora di rifare la pista. In teoria quando dovrebbero iniziare questi lavori, non lo sapete? No, questo qua inizialmente hanno detto fine marzo dovrebbero iniziare, però adesso sembra si sia fermato di nuovo, quindi noi siamo qua anche per proprio per ottenere una data, dateci una data quando questo giorno iniziano i lavori e là a noi va bene, non è un problema aspettare un mese, due mesi, il problema è che se andiamo avanti così tra 10 anni forse avremo una pista. Siete in tanti a dovervi spostare per gli allenamenti? Sì, siamo oltre a quelli che sono qua oggi, ci sono molta altra gente, non tutti ovviamente sono riusciti ad essere presenti oggi, però il problema è sia il numero sia la distanza, perché per esempio adesso d'inverno dobbiamo andare fino a Udine per allenarci. Non riusciamo ad andare ogni giorno ovviamente perché è impossibile, c'è troppa gente da spostarsi ogni giorno, però appunto a spese nostre dobbiamo andare fino a Udine per fare allenamenti. Quindi. Grazie.
È terminata la 29esima giornata di campionato con l'ultima sfida, quella di questa sera tra Lazio e Venezia. Terminata 1-0, quindi vittoria della Lazio, e questa è la grafica completa dei risultati della 29esima giornata. Ospite invece a Udinese Tonight quest'oggi c'è stato Destiny Udoge. Udoge ha parlato di tanti argomenti, di tanti temi, ma in particolare noi andiamo ad ascoltare il passaggio in cui si è soffermato sulla sua crescita e sul suo ruolo. Non aspettavo, però è stata una scelta in cui ci credevo e ci speravo. Quindi sono molto contento di come sta andando e spero di continuare a crescere il più possibile. Sto cercando di andare a chiudere l'azione il più possibile, a riempire l'area, a farmi trovare dentro l'area, perché è una cosa che ci chiede il mister, quindi provo ad attaccare gli spazi il più possibile per provare a fare gol o anche assist, ed è una cosa che mi sta riuscendo, diciamo. Ma ora come quinto mi sento davvero bene, perché è un ruolo che riesco a esprimermi bene, al migliore dei modi, però penso che mi troverei meglio come terzino rispetto a mezzala, okay. Un terzino un po' più offensivo che in mezzo al campo. Ed ora come sempre volgiamo lo sguardo alla giornata di domani leggendo i titoli, le prime pagine dei giornali che troveremo in edicola, e lo facciamo iniziando da Il Giornale che scrive: ipoteca cinese, Putin vende l'anima, Mosca in difficoltà economica e militare, chiede armi e usa lo yuan come riserva valutaria, e Xi detta le regole, il congresso sveglia Biden, volerà in Europa. Libero invece intitola: solidali ma non troppo, è già scontro sui profughi, Palazzo Chigi ordina alle regioni, accogliete i rifugiati, il problema è ora chi paga, comuni e ospedali rischio crack, spese di riscaldamento alle stelle, il conflitto costerà a ogni famiglia uno stipendio. Il titolo invece della Verità che scrive: dall'Ucraina fino a 800.000 arrivi, un affare da 8 miliardi, profughi nelle mani delle COP che sfruttano gli immigrati, nessun nuovo bando per accogliere chi scappa dai bombardamenti, si utilizzano già appalti già in essere, gli appalti già in essere con società e emanazioni di quelle accusate di truffa ai danni dello Stato per la vergognosa gestione dell'accoglienza. Ora si rischia il bis su larga scala, 27 euro al giorno per ogni rifugiato, per molti una manna. Infine Il Foglio che scrive: 90 bambini uccisi da Putin, diplomazia balduina da Israele a Kiev, scismi patriarcali, corridoi disumanitari, se un giovane russo, Draghi e sciacalli. Ed è tutto anche per questa sera, come sempre grazie per averci seguito, io vi auguro una buona notte e vi lascio all'Accade Oggi di Guido Gomirato. Il 14 marzo 1941 nasce a Vigliano Biellese Bruno Mazzia, ex calciatore, in particolare ex calciatore della Juventus, ma che noi ricordiamo per essere stato allenatore dell'Udinese dall'estate del 1989 al dicembre dello stesso anno. L'Udinese era appena rientrata nella massima categoria, era una squadra non male sotto il profilo tecnico, c'erano Balbo, c'erano Sensini, c'era Liberico Gallego, una squadra che secondo me aveva le carte in regola per centrare l'obiettivo della salvezza. Mazzia era un allenatore cosiddetto zonaiolo e le sue squadre avevano sempre subito qualche gol di troppo, anche se vedi la Cremonese, che il tecnico aveva condotto la stagione precedente dalla B alla Serie A, segnavano di più. Ma in Serie A bisogna soprattutto cercare di non subire gol, e la zona di Mazzia ben presto fu motivo del suo esonero. Esonero che fu sancito, si dice, il giorno di Natale, perché il giorno successivo, Santo Stefano, l'allenamento dei bianconeri fu diretto dal nuovo tecnico, Rino Marchesi. Fatale fu a Mazzia la sconfitta casalinga con la Lazio nel turno precedente, 17 dicembre, 2-0 per i capitolini. Ma pesante è stata anche la sconfitta sempre in casa con il Genoa 2-4 e un clamoroso 3-3, quinta giornata, sempre al Friuli, tra i bianconeri e la Sampdoria. Pensate, i bianconeri
pronti via, si erano portati sul 3-0, gol di Sensini, gol di Gallego, gol di Balbo, sembrava fatta, sembrava ahimè, invece la zona dell'Udinese fece acqua e la Sampdoria ringraziò e alla fine ottenne il pareggio. Mazzia come calciatore era cresciuto nella Biellese, si era posto in grande evidenza, era una mezzala di buona tecnica, anche se un po' lento. Andò alla Juventus e io ricordo una sua prestazione importante e soprattutto un importantissimo risultato conseguito dalla Juventus nella gara di ritorno della Coppa dei Campioni 1961-62 a Madrid. All'andata la Juventus aveva perso 1-0, ormai non c'erano speranze di qualificazione al turno successivo, eppure a Madrid la Juventus fece un capolavoro, lo fece anche la mezzala Mazzia, vinse la Juventus, si rese necessario la gara di spareggio che fu disputata ai primi di marzo 1962 a Parigi e tale gara fu vinta dal Madrid per 3-1. Mazzia a livello di Serie A ha giocato anche nel Venezia, nella Lazio giocava con Giacomini nel 63-64 e nel Brescia. Come allenatore ha guidato Provercelli, la Nocerina, il Lecce, il Campobasso, il Vicenza, la Cremonese dove ha ottenuto dall'86 all'89 i migliori risultati, poi il Brescia concludendo la sua carriera con il Padova.